Austin, touch down ad Austin. Ciao Rolly, ho sentito Diego Tondi, mi hai dato la tua offerta, ma ancora non ci siamo. Ci ha offerto una controfferta. Diego, io ti voglio bene, ma ci hai rotto di coglioni. Scusa, ma non possiamo fare nulla? Ma ci hai fatto una controfferta e non possiamo fare nulla? Ragazzi, dobbiamo andare a scout. Chi scoutiamo? Chi scoutiamo di capo dell'aerodinamica? Enrico Balbao. Ragazzi, siamo messi male. Non c'è nessuno a cui chiedere. Abbiamo il capo Davide Paganelli. In as. Andiamo a chiedere al signor Davide. Proponiamo un contratto. Mettiamo 3 milioni. Due stagioni. Prossima stagione, che sennò siamo fottuti. E 0,10 di clausola rescissoria. Via. Proviamo a chiedere. Vediamo. Non abbiamo troppe possibilità per questo. Va fatto. Importante. Posta in arrivo. Allora, limiti della spesa. Ciao, le voglio informare che siamo prossimi al superamento dei limiti della spesa. Abbiamo un margine di 990.000 dollari. Praticamente noi chiudiamo gli occhi e abbiamo finito. Abbiamo finito tutto. Allora scambia. Ecco, questo è il nostro problema. Questo è il nostro problema. Non abbiamo la possibilità di mettere i nuovi componenti. Quindi dobbiamo andare per forza con quelli indietro, se no siamo fottuti. Personale, chi è che sta per esplodere? Contratti di scadenza tra meno di 3 mesi. Vabbè, se va via non è un problema. Senza contratto dal 31 dicembre. Proviamo a rinnovarlo. Bonus, aumentiamoglielo perché mi sei simpatico. Randip. Allora, procediamo. Siamo pronti. Cosa possiamo fare ad Austin? Chi ci possiamo inventare ad Austin? Niente, ragazzi. Richiede risposta. Contratto accettato, Davide Pagano. Madonna mia, bro. Immediatamente, via. Davide Paganelli è il nostro nuovo capo dell'aerodinamica. Probabilmente, ecco, ti migliorerei un po' l'aerodinamica dei tuoi capelli, Davide, ma va bene comunque. Nel senso, sono schiacciati qui e tirati ai lati un po' su. Cioè, sono peggio dei miei in questo momento. Gli darei qualcosa, sinceramente. Contratto accettato. Non ci credo. Sono felice di informarti che Andrea Kimi Antonelli ha apprezzato i termini della nostra offerta e allego il contratto per riferimento. Signori, Kimi Antonelli, futuro nostro pilota. Conferma assunzione e si va. Let's go. Posto in arrivo. Contratto accettato Peter Bonington. Buono. Quindi pure Peter è tra noi. Buono. Sviluppo pilota. Vabbè, non ci interessa. Sta aumentando Lawson e sta aumentando Schumacher. Va bene. Programma addestramento. Facciamo questo che tanto equilibrato ci fa comunque migliorare qualcosa. Buono. Contratto di Xavi Marcos in scadenza. Dobbiamo cercare un ingegnere per Lawson. Chi prendiamo di ingegnere per Lawson? Tom Stallard, ragazzi. Se dicessi all'uccellone, ragazzi, lo proviamo? Lo proponiamo? Auto 1, quindi al posto di Xavi. Due stagioni. Date l'avvio, prossima stagione. Guardi, no, pure bonus una firma perché mi stai simpatico. Di 94.000. E abbassiamo il moltiplicatore. Offriamo contratto e vediamo. Vediamo. Chi altro sta in scadenza? Un altro ancora? No, dovrebbe essere tutto giusto. È arrivato la pena del budget cap. No. È arrivato ufficialmente la nostra pena del budget cap. Ciao Lolli, siamo stati ufficialmente sanzionati per aver superato il limite di spesa. L'ammontare dell'ammenda è proporzionale al margine di superamento della soglia. Saremo ulteriormente sanzionati ogni mese fino a quando non riusciamo a rientrare nel limite previsto. Una situazione problematica considerata i costi per gli stipendi del personale e la gestione delle strutture. Quindi in seguito puoi trovare un riepilogo della multa. Le cifre sono state inserite nel rapporto finanziario. 977.000 dollari. Come posso dire? C'è qualcosa che non cosa? Siamo un po' nella merda, fatemelo dire. Richiede risposta. Cioè io sto per spendere davvero. Io sto per buttare altri 100.000 dollari per Bianca Bustamante. Bianca, io ti sto tenendo dentro solo perché sei te, Bianca. Bianca, tu ci devi fare proprio un servizio. Perfetto. 1-2 tutte le gare, Bianca, devi fare. Kimi Antonelli migliora e questa è la cosa giusta per noi. Richiede risposta. Contratto Run F-Sick accettato. Altri 253.000 dollari che se ne vanno. Vai di budget cap. Ragazzi, dobbiamo farlo per forza. Cosa possiamo fare? Se non accettiamo non possiamo fare nulla. Dobbiamo per forza mettere tutti. Sì, mia Shumi. Guarda, ti mettiamo sempre a te, tanto non sei un problema. Non c'è problema, mettiamo più sponsor possibili. Allora, Austin, cosa posso fare? Io metto 13esimo, giusto per prendere un po' di soldi.
E quindicesimo. Dobbiamo provarci, raga. Dobbiamo provare a prendere più soldi possibili per questo budget cap. Usciamo subito. Usciamo immediatamente. Non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo assolutamente tempo da perdere con i due bro. Parte il giro di Nando e parte il giro di Lawson e di Shumi, che si trova esattamente dietro. E Shumi la sente la scia. ...25.5 contro 25.5... uguale, buono. Leggermente più veloce il signor Shumi. Vediamo il secondo settore come si comporta questa macchina. 38.6, 38.2. Va meglio Shumi. Probabilmente perché c'è ancora i nuovi componenti. Conclude il giro Alonso in un 34.3.1. Oh mio Dio. 1.35.5. Very good lap, but a shit car. E quello è il problema. È un ottimo giro, ma con questa macchina. E purtroppo, ragazzi, questo è il problema del budget cap. Ciao. Vediamo che combiniamo. Vediamomi qua dietro che combina. Mi sembra troppo vicino. Ok, forse no. Forse no, è a rischio Sainz, ma secondo me, ragazzi, perché ha il motore rotto. Ecco perché sta messo così male Sainz. Ci miglioriamo tutte e due. 25.3 contro il 25.3, pari. Siamo sempre lì. E la gommatura è normale, quindi forse potremmo migliorarci. Sempre se non c'è quella Ferrari di mezzo e ci rompe le scatole. Signori, c'era Alpine lì davanti che ci ha bloccato totalmente. Non passiamo. Non passiamo. Perché c'era un Alpine che si è bloccata lì davanti. Probabilmente era un con l'animaccia sua. Che tracollo. E comunque pure Sainz sta qua sotto, quindi il danno alla sua macchina si è sentito. Sprint con la pioggia, però non dà pioggia all'inizio, quindi facciamo full media e spingiamo come dei matti. Sarà tosta a recuperare, ragazzi. Sarà davvero tosta a recuperare. E spingiamo come dei matti. Spingiamo come dei matti. Dentro Charles! Dentro Charles! Madonna. Ragazzi, ma stavamo andando tipo sì e no a 2 km orari. Vediamo che riusciamo a combinare. Top 8 mi sembra sia no impossibile. Spingi, cazzo, Lawson, spingi. Infilati. Buttali tutti fuori, non ti preoccupare, Lawson. Poi ci parliamo noi con i commissari. Ocon sarà il nostro rivale proprio. Bella questa. Bello, quello che non ha fatto Russell nel 22, che ha preso in pieno Sainz. Molto molto bello il sorpasso. Lo so, immagino, Raffa, me lo ricordo quando studiavo anch'io. Schumacher ha passato con Bono, ci infiliamo dentro su. Dai, lo so, no. Non possiamo farci battere da una chicca. Lo so, siamo a lottare con Zu, ragazzi, ma purtroppo il budget cap è quello che è. Andiamo in neutro con Lawson ora. Mica tanta batteria lì dietro, però vorrei riguardare più Lawson, dato che abbiamo più possibilità qua davanti. Mettiamo sorpasso, proviamo a passarli. Dentro. Albon sembrava quasi avere un problema. Big Dentrovski, Bravoski. Bella Lawson, davvero. Ora siamo alla curva 11. Decide di provarci. Bello. E sai che c'è? Farei recuperare pure ora Shumi e proviamo a passare dopo.
Oh, dentro su Sergian, buono. Non me l'aspettavo, eh. Usiamo accumulo pure Shumi. Ora in teoria dovrebbe passare Sergian, forse. Veramente buono. Dentro su Hulkman. Possiamo passare forse pure Magnus. Ma lì davanti, tipo, se c'è un incidente di 400 macchine, non potrebbe andare bene. Andiamo di accumulo. Buono, 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 buono. Buono lo sono, sta recuperando tanto. Cioè, mi fa pensare che la qualifica poteva essere differente, sinceramente. Ricciardo, questo meccanico, esplodi, esplodi, Ricciardo, va benissimo. Ci attacca Magnussen, ma scontatissimo. Scontatissimo, la della nuova batteria. Ti fila. Dentro Lawson, bravissimo. Ma sbaglio, ragazzi, quest'anno Lawson non ci ha fatto un incidente. Non ce n'ha fatto uno, raga. Dentro su Magnussen, bravissimo. Ora possiamo dare un'occhiata. Ora diamo un'occhiata alla tredicesima curva. È troppo invitante. Bello. Dentro, dai, filati, filati, Shumi. Niente. Infilati, cavolo. Infilati. Niente. Sono riuscito a farlo infilare. Ocon è in box. Come mai è in box? Si sta ritirando? Gomma nuova. What the fuck? Gomma media nuova. Ma ne spreca una per la gara. Bandiera gialla. Norris. Abbiamo bandiera gialla. Norris c'è girato. Norris è girato. Questa inquadrata è la curva 11. Oh no, non si fa così. Oh, no. Povero me, che cosa mi tocca vedere. Bro, ma non si dice così a Norris, dai, porello. Dai, infilati, bravo. Spingiamo un po'. Proviamo a scappare. Proviamo un po' a scappare. Bandiera gialla, chi è? Magnus è in bloccaggio curva 12, buono. Siamo arrivati un rivale da dietro. Molto bene. Ha andato lungo. Dovrebbe aver rotto anche un bel po'. Lo so, ragazzi, che Schumacher è stato passato. Ma che ci posso fare? Devo lasciare un attimino lì. Le Williams sembrano andare ora. La gara finisce così, signori, purtroppo. Bottas ha passato Schumi. E Schumi ha finito le gomme. Meno male che è finita così la gara. Schumi ha totalmente finito le gomme, raga. E il bello è che, se ci fate caso, era con lui. Ah, vedete, quindi c'era di andare addirittura più lento. Improponibile. Improponibile. Le gomme con questa macchina non funzionano proprio. Tredicesimo e diciottesimo. Ci dobbiamo accontentare. Io direi di uscire subitissimo, ragazzi. Condizioni, vediamo. Aspetta, dettagli tracciato. Aumenta e poi riduce. Aumenta e poi si riduce. Usciamo immediatamente, raga. Però perché non esce nessuno, ragazzi? Secondo voi è giusto che voglio uscire o no? Perché non sta uscendo nessuno, raga. Ma qui... Oddio. Però aspetta, qui inizia a ridursi, quindi è inutile uscire, in verità. È inutile uscire. Aspettiamo. Immagini se ora non esce nessuno. Ok, sta calando. Infatti sta calando ora. Usciamo, usciamo, usciamo. Siamo gli ultimi a uscire. Posso dire, mi va pure bene, almeno non abbiamo traffico. Stanno per partire G. Primo settore fucsia Sainz. Primo settore fucsia Sainz, ragazzi. Io voglio fare un solo giro. Un solo giro. Lì davanti, secondo me, c'è qualcuno che si intruppa, esatto. Si intruppano lì davanti, raga, in questo giro. Abbiamo fatto bene a rimanere dietro, porca miseria. Bye bye. 27,9, 28,0, va benissimo. 41,8, 41,8. Signori, Bottas ha fatto il decimo tempo per ora. Vediamo cosa combiniamo qui noi. Potrebbe essere un ottimo tempo come un tempo schifosissimo. Nono Shumi. Quattordicesimo Lawson. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Io direi di rientrare immediatamente e riuscire subito. No time to waste. Sta riuscendo pure una Mercedes, ragazzi. 1,62. Mi auguro sincero che riaumenti i millimetri qui di bagnato.
Perché se riaumentano in teoria significa che abbiamo letto bene e siamo abbastanza salvi dato che siamo i primi. E molti hanno gomma nuova. Forse quello poteva essere il jolly che noi non abbiamo usato. Quello forse è il jolly che noi non abbiamo usato. Avremmo fatto bene, boh. Lo scopriremo. Forse quello è un mio grande errore. Forse abbiamo fatto un grosso errore. Però ci miglioriamo. 27-2 contro il 27-7 di Shumi. Madonna mia quanto abbiamo perso. Si dovrebbero migliorare. Oddio, però Piastri non si migliora. Quindi non si migliorano tanti. E questo è il problema principale. Però Perez e Piastri non è si migliorano, eh. Lo son primo. E Schumacher ha sbagliato l'ultimo settore. Non ci credo. Lo son secondo. E forse Schumi, ragazzi, va via. Forse Schumi vola via. Se me non ce la facciamo. Lawson ha fatto un ottimo giro, ma Schumacher ha cannato totalmente. Siamo fuori con Schumi e dentro con Lawson. Si è ribaltata la situazione, raga. Ventesimo Schumacher, quinto Lawson. Potevamo fare meglio. Teniamo l'intermedia nuova per sicurezza e usciamo subito in Q2, ragazzi. Usciamo subito. Sta piovendo pochissimo. Via, via, via. Parte il giro di Lawson per il Q2. Bagnato sempre a 1,07. Abbiamo una mini scia qua davanti che non so chi sia. Un Alpine? Potrebbe essere Gasly. La Madonna delle A. Fucsia. Fucsia primo settore. Stiamo avvicinando a questo qua davanti. Ottimo, abbiamo un bel po' di scia. Questo giro deve essere perfetto. Deve essere perfetto Lawson. Ci hanno rubato il Fucsia, ma sicuro sarà di qualche altra macchina competitiva. Ci avviciniamo tanto a questa Alpina. Ci avviciniamo davvero tanto. Buono, buono, buono. Non abbiamo perso tempo, secondo me. È un ottimo giro. 1.40 e 333. Con un Fucsia pure all'ultimo settore. E siamo tredicesimi. Pensavo, sincero, di aver fatto un giro migliore. Possiamo provare ad aspettare perché tra poco dovrebbe smettere di piovere. Sono andato a fare un altro giro. Dobbiamo aspettare. Ha rotto Tsunoda. È morto Tsunoda e forse potrebbe aiutarci con le connessioni del tempo. Sperando che migliora. Non fa vedere che è successo? Io direi gomma intermedia nuova. Come sono le condizioni? 1.18. Non è che è da soft. Ma non è che è da soft, ragazzi. A me sembra da soft, ragazzi. Cioè, è asciutto. Cioè, il problema è che è umida ancora, probabilmente. Ecco perché non ci fa mettere soft. Guarda che bella lì la bandiera di Austin, porca miseria. Gomma nuova, ho dovuto rischiare la gomma nuova, raga. Vediamo se si migliora il pasticcino. Lì davanti non si migliorano. Non si migliorano. Ti prego, lo so, migliorati tu. 26.9 si migliora. Oh my god. Oh my god, si migliora. Non dobbiamo guadagnare troppo, eh. Dobbiamo guadagnare davvero due decimi, che non sono tanto, secondo me, con questa gomma. Non si migliora nessuno. Non si migliora nel secondo, cavolo. Non si migliora nel secondo. Forza, Lawson. Undicesimo. Almeno i 2 millesimi siamo davanti a Albon, dai. Una cosa positiva. Peccato, ragazzi. Come doppia sosta? Stai scherzando? Oh, shit. Doppia sosta. Allora, io farei questa un po' più lunga con il signor Lawson. E quella un po' più corta con il signor Schumi. Proviamo. Verstappen. Molti partono con le soft. Io non le voglio usare le soft. Non le voglio assolutamente usare le soft. E via, let's go. Sì, è così che si fa. Huh? Via, madonna mia, 5 kg in meno. Porca miseria. Spinto fuori Lawson, andiamo. Ma Albon è partito dietro per penalità, ragazzi, ora che ci faccio caso. Renzo, fame, magna, bro, non ho tempo da perdere. Io devo andare a conquistare Austin, devo andare a fare touchdown. Madonna mia, ragazzi, mi hanno dato già un distacco di 1 secondo e 5 in un giro. È esploso Sainz.
Oh, fammi via Sainz. È morto Sainz, bloccaggio curva 20, meno male. Una posizione recuperata, vediamo che ha fatto Carlito Baby. Era tutto a posto. Qui si vede il bloccaggio. Pure con gomma soft, quindi perde tantissimo tempo, dato che avrà tanta usura. Buono, 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 buono. Ciao Carlo, undicesima posizione. Ragazzi, se oggi facciamo un punto è il miracolo di Dio. Fatemelo dire. Sarà improponibile fare un punticino. Devo spingere per tenere il loro ritmo all'inizio. Il problema è che con Shumi devo tirare dritto, quindi mettiamo in aggressivo e basta. Dentro su Tsunoda, buttali dentro. Via. Mettiamo standard subito. Fammi bere almeno. Madonna mia, ci seminano proprio. Ci seminano. Tu qua sto meccanico, dai, schioppati. Schioppa safety car, mettiamo gommarla, arriviamo fino alla fine. Easy. Io direi di cercare di avere un vantaggio di gomma da Tsunoda e Russell in termini di usura. Lo stiamo facendo bene perché siamo appiccicati. Non facendo niente. Muy bien. Dai, Chumi, ficcati dentro botta, non aver paura. Io direi di andare ora un po' in conservativo, così ci recuperiamo un po' di Kiri e stiamo tranquilli. Schumacher ha passato Bottas, buono. Buttali. Bravissimo. Andiamo di neutro. Così non lo usiamo per passare Stroll e stiamo tranquilli. Anzi, il problema è Stroll se passa. Il problema è se Stroll scappa. Quello ora sarà il nostro grande problema. È morto Hamilton. Ora c'è la bandiera gialla. È morto Hamilton, un'altra posizione guadagnata, buono. Buono. Hamilton è volato stra indietro anche lui, ragazzi. Dietro Sainz addirittura. Hanno le gomme già terminate. Anzi, stanno allo stesso identico ritmo di Albon e di Verstappen. Quindi stanno spingendo tanto. Però qui davanti stanno prendendo troppo. Dobbiamo spingere. Infilati, bro. Infilati Lawson in qualche modo. Non so dove, ma buttati. Mortacci, quanto mi scappa. Oh. Dove andate? Siete matti? Madonna mia, ho messo un attimino leggero, ma mi hanno seminato. Porca. L'usura di Schumacher è regolare, l'usura di Lawson è bassa, secondo me. Va più che bene, proviamo a ripassarli. Hulkenberg box. Russell monta gomma media nuova. Ingresso, finestra sosta, secondo me non è ancora il giro buono. Spingiamo un po' col signor Schumi. Vorrei solo cercare di andare a prendere quelli davanti. E Alonso sta faticando, secondo me. Tutti vanno in box. Da gomma soft a gomma hard. E Leclerc sta per... Ragazzi, Leclerc ha perso un macello di tempo. Leclerc ha perso davvero un macello di tempo. E Alonso va in box. Probabilmente gli era finita la gomma. Voglio puntare a spingere tanto con questa gomma, raga. Vediamo che combiniamo. Oh! Siamo arrivati in Leclerc. Guarda il tempo che abbiamo perso con Leclerc. Porca. Qua perdiamo un po' di tempo, raga. Sono quelli davanti, sono molto veloci. Tanto veloci, è normale. Stroll, ti prego, fai che hai vita difficile. Ok. Forse un minimo ci ha aiutato, però un secondo e 9 è tanto il distacco, eh. Prossimo giro box per Chumi. Anzi no. Boxiamo ora per gomma media. Boxiamo ora. Senza che perdiamo tempo. Box. Box per Chumi. Che succede qui? Problema ai box. Pure problema ai box. La posteriore destra, no. Dio, non ci voleva. Con Lawson dite gomme soft, ragazzi. Non è che mi fido tanto, sinceramente, eh. Alonso è dietro. Mi passa Alonso. Ragazzi, che facciamo? Mettiamo le soft o mettiamo le medie? Giro ottimale. Voi dite soft. E usiamo ste soft. Sì, ne perdiamo tantissime di posizioni, chat. Davvero.
Box. Vediamo, raga. Vediamo, sono curioso. Importante non avere problemi, ottimo. Oh! Bro? Bene, stiamo affrontando la curva 2. Si è aperto un varco. Ma a me questo non sembra un varco, mi sembra un problema del gioco. No? Credo, eh. Oh, Boni, no, che... Oddio, stavo spingendo al massimo con le gomme. No. Chill. Dentro. Vediamo Hulkemer quanto è facile da passare. Non mi sembrano molto complicati da passare questi davanti. Forse Stroll, ecco. Forse Stroll è il principale problema. Bandiera gialla, dimmi che non esce la safety. Chi è morto? L'incidente tra più auto. Carlos Sainz. Ma ha forato? Non è un bel weekend per Sainz, eh. E non c'è safety, ottimo. Non c'è manco virtual per i riti. Cioè, mi dobbiamo lasciarlo girare così a random, raga. 7 secondi da recuperare, porca. Io direi di provare a spingere un po' con la batteria per cercare di riprenderci Stroll. Soprattutto per cercare di non farci fare undercut da Sainz, Russell e tutti. Perché 7 secondi di undercut da Sainz è tanto. Calcolando deve boxare tra poco la toga, la gomma esplosa, ragazzi, l'ha al 34%. Secondo me metterà un hard, ha fatto soft. Sainz box. Gommard, Duco. Se mette le medie, secondo me deve fare un'altra sosta ancora. Gommard, infatti. E lo passiamo, un buono. Quindi, ragazzi, secondo voi verso che giro dovremmo rientrare noi? Guarda quanta più velocità abbiamo. Calma, va bene, Lawson. Facciamoci un po' trascinare se riusciamo. Ma secondo me, ragazzi, Alonso comunque non ci arriva alla fine. Cioè, 80% di gomma arriva con 10% di gomma, praticamente. Russell già box, raga. Questa cosa non mi piace, eh. Non mi piace proprio questa cosa, sinceramente. O c'è qualcuno davanti che lo blocca tanto, o non so come facciamo a riprenderla, Russell. Io spingerei e riboxerei. Non mi fido, raga. Boxerei. Guasto meccanico di zoo. Non mi fido, ragazzi. Io vado a mettere le armi. Vado a mettere le hard perché non mi fido proprio. Cioè, Russell ci può fare un undercut incredibile e non riusciamo a recuperare. Box di Lawson, non mi fido proprio. Hulkenberg box, guardiamo quanto ci ha recuperato Russell. È già sul dritto praticamente. Non è troppo distante. Siamo qui. Siamo appiccicati, porco due, sì. Ma usciamo dai box e siamo dei missili. Ma com'è possibile? Come cazzo è possibile, ragazzi? Proviamo a fare undercut da quelli davanti. Spingiamo la gomma. Spingiamo ora la gomma. Bandiera gialla, non mi dire che la safety, ti prego, in nome di Dio. Ti prego, non dimmi che è safety car. Abbiamo bandiera gialla. Testa coda, curva 15, va benissimo. Va benissimo, Sainz senza coda. Spingi, cazzo, spingi. Passato Ricciardo qua davanti, deve boxare qualcun altro. Deve boxare Alonso e Norris ha un guasto, ottimo. E Stroll potrebbe essere una preda facile se arriva fino alla fine, anche se dubito. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ciao Rick. Guardate Ricciardo. Passaci. Sta spingendo come un dannato, bro. Sta spingendo davvero come un dannato. Stroll l'ha boxato ora. Allucinante quanto sono veloci quando c'è un po' di usura. Allucinante. Leclerc guasto meccanico. Oh, non esplode nessuno comunque, eh. Non esplode nessuno. Giro veloce di Nando. Qui, ragazzi, la gara mi sembra molto stabile. Safety car.
Russell su... Chi è? Zubot? A me questo non è, mi sembra un grosso incidente con un doppiato, eh. Raga, non credo di riuscire a fare il giro veloce, non credo manco di riuscire ad arrivare a punto. La gara mi sembra morta qui. Non so quanti box hanno fatto comunque gli altri. Sguasto meccanico. Ma sì, vanno bene, non ti preoccupare, mancano tre giri. Dobbiamo difendere da Hulkenberg. Dobbiamo difendere da Hulkenberg. Addirittura 14esimo. Peccato, ragazzi. Mick Schumacher 20esimo, raga. Che brutta gara e 14esima posizione. Almeno dei punticini e del cash. Anzi, non dei punticini, del cash l'abbiamo preso. Almeno quello, ragazzi. Che ci possiamo fare? Che ci possiamo fare, ragazzi? Purtroppo con una macchina brutta non ci possiamo fare niente di che. Peccato, raga. Gran peccato. Decima posizione, ce la teniamo ancora con i punti. E che forse la finiremo qui con Lawson, perché sarà difficile. Però non credo che Russell riesca a recuperarci così tanto. Mentre invece la classifica costruttori, anche qui, una sesta posizione, mi sembra che potremmo tenercela, dato che dovrebbe recuperare una quarantina di punti la Mercedes. Già aver fatto così tanti punti alla nostra prima stagione va più che bene. Austin, un flop totale con la vecchia macchina, ragazzi, per il Twitch Racing Team. E chissà quante sberle ci prenderemo. Abbiamo il Messico, ragazzi, come prossima da fare. Speriamo di andare forti, Dio.